Buonasera da NNM News, siamo qui alla mostra della pittrice Maria Luisa Barbuti. Buonasera. Buonasera. Allora, volevo intanto, vedo questi meravigliosi quadri della cultura maiana, come mai questi soprattutto dipinge quadri sulla Madonna? È stata una mia passione che si è rivelata già da qualche anno, che ho inserito in un progetto dedicato proprio all'iconografia mariana. La Madonna, interpretata naturalmente dal punto di vista religioso, si presta comunque anche ad altri tipi di lettura e devo confessare che fra tante banalità che purtroppo si leggono e si osservano e si realizzano tutti noi, non è che io sia esclusa per carità, però mi è sembrato un tema di un valido spessore, nel senso che innanzitutto questi ritratti, che poi sono ritratti femminili, perché la Madonna è donna, umana e divina, e ci conducono a una sensazione di pace, ci conducono a dei frammenti di vita vissuta durante il percorso della vita terrena di Maria e poi anche divina, perché si trova la figura della Madonna in un territorio umano e divino. Quindi questa figura la ritengo molto importante, sia per la donna e non solo per la donna, diventa proprio un tema universale, l'amore, la dedizione, la sofferenza, le gioie, quindi lo ritengo molto valido che rientri nei valori da recuperare, casomai se sono andati persi. Io vedo una serie di volti, molti mi ricordano Giotto, alcuni mi ricordano opere medievali. Si ispira a qualche pittore in particolare o è così, un'arte di stile personale? Sono molto felice che abbia osservato questo particolare, perché la mostra si incentra sul il recupero dell'iconografia sacra che dal 300 ci accompagna poi fino al barocco, cercando di individuare in ogni espressione sacra e comunque religiosa, perché poi l'arte sacra ha qualche dettaglio ancora diverso, di identificare come è stata rappresentata la Madonna dai nostri grandi artisti del passato. Occorre coraggio perché le opere meravigliose dei grandi artisti incutono anche un po' di timore, però in ogni periodo storico e storico-artistico ci sono dei particolari. Ad esempio, io credo di avere individuato e di aver saputo rappresentare la linearità, la spiritualità delle Madonne del Medioevo, così più astratte come un po' vicine alle icone bizantine che non dovevano avere niente di terreno, e mano a mano con il Rinascimento, con l'humanitas della cultura umanistica e rinascimentale, noi vediamo una Madonna più fisica. Una Madonna ricca, una Madonna adornata, fino al barocco quando a causa della riforma e controriforma protestante, la storia dell'arte si è lanciata nel voler recuperare i fedeli, proprio perché c'era questa crisi religiosa, e quindi abbiamo scene più drammatiche, più coinvolgenti, più dinamiche, un po' teatrali, diciamo, no? Possiamo vedere la Vergine dei Sette Dolori che è ripresa proprio in un momento di estremo dolore, in maniera molto teatrale, però credo che nelle opere ci sia un filo conduttore che ci riporta alla linea, ai dettagli, ai colori. Questo è Sì. quanto penso io. E penso che dietro anche l'immagine sacra c'è anche la figura di una donna o dell'interpretazione di varie fasi della vita e dei sentimenti di una donna, no? Terreni, quindi. Sì, è proprio così. Infatti l'importanza della Madonna è proprio un'identificazione della donna nel suo ruolo terreno, però la Madonna, diciamo, è anche divina. Quindi c'è un recupero della spiritualità, cioè la persona, in questo caso sia uomo che donna, sono invitati, cioè è una missione, un appello a recuperare quella spiritualità nel senso di non materialità, perché l'essere
umano, proprio per sua natura, è concepito come corpo e anima. E noi purtroppo siamo un po' in crisi per quanto riguarda l'aspetto sentimentale, tutte quelle delicatezze, tutte quelle accortezze che fanno parte della femminilità, ma non solo naturalmente. Certo. Io devo fare solamente tanti complimenti alla pittrice e alla donna, non solo alla pittrice, perché solo da una donna può emergere l'aspetto femminile anche nella pittura e il carattere, l'anima dell'autrice. Solo le donne possono interpretare le donne bene, perché grazie, si conoscono. Infinite. Sono molto contenta che si sia addentrata nelle mie immagini.